Salve a tutti e benvenuti sul canale Creare con Sudest. Oggi andremo a realizzare questo scaldacollo con un faccino di una volpe sopra. Eccolo qua intero. Eccolo qua. Lo scaldacollo è per bimba bimbo dai 3 ai 4 anni. Ed ora passiamo subito all'occorrente per creare lo scaldacollo. Per questo scaldacollo ho utilizzato un gomitolo di calicò della lana gatto, è un gomitolo di 50 grammi per 113 metri e poi anche meno della metà di un gomitolo in panna, sempre della lana gatto, il calicò. Poi abbiamo bisogno di un uncinetto numero 5 e di un uncinetto numero 3 e mezzo per le orecchie, poi un marcapunto, un paio di forbicine e poi abbiamo bisogno anche di due bottoncini ed io in questo caso ho utilizzato il cotone numero 5 per ricamare il nasino e i baffetti. Ed ora, prima di lasciarvi al tutorial, voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube e poi vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Facebook che è Creare con Sudest. Ed ora vi lascio al tutorial, buon proseguimento. Iniziamo con una catena di 45 cm. Fatta la catena, andiamo a chiudere a cerchio il tutto, quindi nella prima catenella lavorata all'inizio vado a lavorare una maglia bassa e 2 catenelle. Una e due, che corrisponde alla nostra prima maglia alta. Ed ora questo giro continuiamo a lavorarlo interamente a maglia alta. Quindi in ogni maglia di base una maglia alta. E continuiamo così per tutto il giro. Completato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata all'inizio del giro, una catenella per alzare il prossimo giro ed ora lavoro una maglia alta lì dove abbiamo chiuso il giro, scusate, una maglia bassa e 2 catenelle che corrisponde alla nostra prima maglia alta. Ed ora continuiamo a lavorare a maglia alta anche per questo giro, quindi una maglia alta in ogni maglia di base. Allora, lo scaldacollo continuerà sempre a maglia alta, continuiamo così a maglia alta per un totale di 20 centimetri e noi ci rivediamo alla fine di questi 20 centimetri. Fatti i 20 centimetri, tagliamo il filo e riprendiamo il lavoro con il panna. Quindi apriamo, facciamo il cappietto. Ed ora questo è il davanti e questo è il dietro, lì dove abbiamo chiuso i nostri giri dello scaldacollo fino ad ora. Quindi mi riaggancio dentro allo stesso punto e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Ed ora continuiamo a maglia alta, quindi una maglia alta nella maglia di base, però vi spiego un attimo fin dove. Allora, ho piegato il mio scaldacollo in due in modo tale che la righina qui dove abbiamo sempre iniziato e poi chiuso il nostro lavoro stia più o meno al centro. Ora lavoriamo con il panna a maglia alta fin a un po' prima della metà dove abbiamo iniziato e ci fermeremo un po' prima. Quindi continuiamo a maglia alta e ci fermiamo un poco prima della metà. Ed ora, arrivati al lato opposto da lì dove abbiamo iniziato, un poco prima, ora continuiamo sempre a maglia alta, ma per 10 maglie lavoriamo a costa dietro. Quindi carico il filo e prendo solo la costina dietro.
lavoro una maglia alta e di nuovo carico il filo. Queste sono le due costine e andiamo a prendere solo quella dietro e lavoriamo in questo modo 10 maglie alte. Fatte le 10 maglie alte, ora continuiamo a lavorare a maglia alta prendendo di nuovo, come al solito, le due costine. Quindi continuiamo a maglia alta fino alla fine del giro. Completato il giro, chiudiamo il giro con una maglia bassa nella seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio, una maglia bassa. Due catenelle ed ora continuiamo sempre a maglia alta per un totale poi di altri 5 centimetri, quindi con il panna e dobbiamo aggiungere altri 5 centimetri e noi ci rivediamo alla fine di questi 5 centimetri. Fatti anche i 5 centimetri con il panna. Ora, vabbè, questo è il lato dove abbiamo fatto le 10 maglie alte in costa ed ora andiamo a riprendere con l'arancione, quindi facciamo il cappietto e ci agganciamo con l'arancione. Ora andremo a lavorare un piccolo musettino per la volpe. Ora con l'arancione ci andiamo ad agganciare dentro la prima maglia alta in coste, quindi entro, mi porto il filo dietro e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle e 2 ed ora lavoriamo una maglia alta su ogni costina qui. Fatte le 10 maglie alte, ora alziamo il giro con solo 2 catenelle, dato che dovremo andare a fare una diminuzione di qua e un'altra dall'altro lato, quindi 2 catenelle e giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una maglia alta nella prossima maglia di base. Ed ora andiamo avanti con maglie alte, quindi ci restano altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, altre 6 maglie alte. Ora nelle due maglie alte di base, eccole qua, le lavoriamo chiuse insieme, quindi agganciamo il filo, entriamo nella prima. Prendiamo il filo, riprendiamo il filo e lo facciamo passare dentro due asolette. Agganciamo il filo, entriamo nella prossima maglia di base e di nuovo passiamo dentro due asolette e poi chiudiamo il tutto. E lo stesso, le stesse diminuzioni andremo a fare per i prossimi giri. Quindi ci alziamo con 2 catenelle, giro e lavoro. Lavoriamo una maglia bassa nella prossima maglia alta. Andiamo avanti con maglie alte. Due, tre, quattro ed ora le ultime due le chiudiamo insieme. Una e due. Ecco qua. Ed ora 1, 2, 3, quindi ci mancano altri due giri per coprire tutta la parte bianca qui dello scaldacollo. Quindi lavoriamo altri due giri, come abbiamo fatto fino ad ora con
una diminuzione, maglie alte e nelle ultime due maglie di base una diminuzione per altre due volte. Arrivate alla fine, chiudiamo il lavoro e tagliamo il filo un po' lunghetto, così che con questo filino qui che abbiamo tagliato un po' lungo andremo a dare giusto due punti per fermare la punta del musetto della volpe alla parte bianca dello scaldacollo. Ed ora, fatto ciò, poi andremo a cucire anche con un po' di filo gli occhietti. Io in questo caso ho usato due bottoncini. E li andremo a cucire vicino al musetto della volpe. Ed ora passiamo alla realizzazione delle orecchie, che andranno poi cucite dietro qui il puntino a questa altezza più o meno. E ora andiamo a fare insieme il secondo orecchio per la volpe. Ed ora le orecchie. Per le orecchie andrò ad usare un uncinetto un po' più piccolo, un uncinetto 3 e mezzo. Ed ora riprendiamo il filo arancione e iniziamo con un anello magico. All'interno dell'anello magico lavoriamo 5 maglie basse. Quindi una, metto già il marcapunto, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo l'anello. Iniziamo con una maglia bassa. Mettiamo il marcapunto e un aumento. E facciamo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, per un totale di 7 maglie basse. Il prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse, quindi una, mettiamo il marcapunto, 2, un aumento. Quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base, una e due. Dopo l'aumento andremo a lavorare 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3. Nell'ultima maglia di base del nostro giro andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Ed ora siamo arrivate al quarto giro. Iniziamo con 3 maglie basse, una, 2 3. Dopo le 3 maglie basse lavoriamo un aumento. Quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. 4 maglie basse, una, 2, 3 e 4. E nell'ultima maglia di base lavoriamo un aumento. Una e 2. Di nuovo. Quinto giro, lavoriamo 4 maglie basse, quindi una, 2, 3, 4, un aumento, una, 2 e dopo il nostro aumento lavoriamo 5 maglie basse, una, 2, 3, 4 e 5. E nell'ultima maglia di base lavoriamo un aumento. 1 e 2. Ed ora nel prossimo giro iniziamo con 5 maglie basse, quindi 1, 2,
li mettiamo in marca punto, 2, 3, 4, 4, 5, un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base, 1 e 2. Ed ora andiamo avanti con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nell'ultima maglia lavoriamo l'aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Settimo giro, lavoriamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dopodiché un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Dopo il nostro aumento lavoriamo 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nell'ultima un aumento. 1 e 2. Ultimo giro di aumenti, facciamo 7 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dopo le 7 maglie basse lavoriamo un aumento, 1 e 2. Ed ora lavoriamo 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nell'ultima maglia di base un aumento. Ed ora nei prossimi 3 giri lavoriamo tutti i giri di maglia bassa, quindi continuiamo a maglia bassa per altri 3 giri e noi ci vediamo alla fine di questi 3 giri. Terminati poi gli ultimi giri dell'orecchio, chiudiamo il giro e andiamo a tagliare il filo e li andremo a cucire piegando lo scaldacollo a metà, come andrebbe poi indossato. Andiamo a cucire le orecchie, l'ultimo giro, quello che sta dietro, andiamo a cucire l'orecchio sul dietro dell'ultimo giro che si nota davanti. Ed ora applichiamo poi gli occhietti, i bottoncini, e io ho ricamato un piccolo nasino con dei baffetti con il nero cotone, con il cotone nero. Ed ora, detto ciò, abbiamo finito qui e vi auguro buon lavoro e noi ci vediamo alla prossima.